Buongiorno a tutti, grazie Gianni, grazie, insomma, grazie a tutti. Oggi siamo qui per cercare di tirare un pochino, non una conclusione, ma insomma per arrivare, andare un pochino nelle dinamiche delle fasi protesiche che seguono la fase chirurgica di carico immediato. In questa immagine che abbiamo chiamato goal estetico, vedete quello che è il concetto fondamentale di quello che vi diremo oggi. Se noi siamo abituati a progettare una ricostruzione protesica, che sia di un elemento singolo o di un'arcata completa, abbiamo la possibilità di farlo in maniera digitale e questo lo sappiamo. Abbiamo visto come col Digital Smile noi possiamo previsualizzare il risultato estetico protesico e con la possibilità di inserirlo in 3D, cioè di modellare tridimensionalmente l'estetica dei denti in maniera digitale, abbiamo quello che voi vedete qui in azzurro. Abbiamo un progetto protesico, in questo caso di una full arch con la componente rosa, che deve in qualche modo integrarsi con la chirurgia. Normalmente cosa succede? Gli impianti che vedete là in grigio con i loro extreme abutment sono già stati inseriti. Passato il periodo di integrazione vengono prese delle impronte analogiche e i dati della posizione implantare vengono trasferiti al protesista che in seguito progetta la componente che qui vedete in azzurro. Quando invece noi facciamo carico immediato, avremmo piacere di avere già la protesi estetica e funzionale preconfezionata prima del posizionamento implantare. E questo è stato il nostro challenge di qualche tempo fa. Cioè come poter unire, integrare la componente implantare con gli extreme abutment al progetto virtuale digitalizzato della componente protesica. Ecco, unire questi due ambienti non è stato facile. D'altra parte, se dobbiamo fare carico immediato e abbiamo già un layout protesico o addirittura abbiamo già costruito il nostro provvisorio in PMMA, perché non andare a integrare questo progetto protesico con quello implantare? L'unire questi due mondi, questi due ambienti, è stato complesso perché non esistevano delle macchine, cioè dei processori, dei software che ci potessero visualizzare la componente in STL della protesi con la componente in DICOM dei nostri impianti e delle basi ossee. Noi siamo riusciti a trovare un software che potesse unire, cioè integrare questi due mondi e farceli visualizzare matchati, cioè uniti, cioè raggruppati in un 3D unico, abbiamo risolto il problema. Quindi noi possiamo progettare la componente protesica con le caratteristiche estetico-funzionali di cui fra poco Francesca vi spiegherà il flusso e nel contempo, o meglio, subito dopo, questo file viene mandato al chirurgo, il quale, valutando la disponibilità ossea, gli spazi per gli impianti e il progetto implantare, può realizzare il posizionamento delle fixture che sia idoneo per quella protesi. Quindi il discorso si è voltato rispetto a quello che accadeva poco tempo fa. Il professor Vinci ci dava delle bellissime posizioni degli impianti e solo dopo, quindi o per il carico immediato post-chirurgico o nel carico differito o tardivo a seguito dell'integrazione degli impianti, veniva costruito il progetto protesico. E qui sorgevano un mucchio di pasticci, c'erano impianti nella zona frontale che non erano idonei nella zona dell'emergenza dell'impianto, c'erano spazi nei rapporti trasversali e sagittali che non potevano ottemperare a una estetica soddisfacente. Il fatto di poterli vedere prima di progettare il posizionamento implantare guida il chirurgo su quelle che sono le esigenze della protesi digitalizzata e previsualizzata con la digitalizzazione degli elementi protesici. Quindi l'unire questi due campi è stato un lavoro fatto su software,
cioè cercare di trovare delle aziende che avessero la possibilità di unificare il progetto DICOM col progetto STL, modellazione dei denti 3D e poi posizionamento implantare che può essere rispettato come da progetto attraverso l'implantologia computer assistita oppure fatto brain guided, ma che comunque rispetti il posizionamento necessario per il supporto della protesi funzionale ed estetica. L'abbiamo chiamato VIP technique, cioè Virtual Implanto Prosthetic Procedure, cioè è una procedura che voi potete, anche se vi approcciate solo ora al mondo digitale, potete sperimentare perché grazie a Bottoli, grazie a BioSafin, noi riusciamo a fornirvi la parte software di questo lavoro, inviando STL della componente protesica dopo che l'avete progettata, inviando i file DACOM della CBCT ottenuta, noi possiamo prepararvi un pacchetto che poi voi potrete utilizzare per la realizzazione della componente azzurra protesica e della componente grigia implantare. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Sul carico immediato è chiaro che si ottiene il massimo delle performance di questa procedura, perché il paziente, dopo aver fatto gli impianti e posizionato gli extreme abutment, esce nell'arco di poche ore con la protesi inserita. E la protesi non è una protesi raffazzonata, corretta dalla precedente che lui già portava, è una protesi che risponde ai requisiti estetico-funzionali progettati dal protesista. Questo è permesso, è possibile, per il fatto che noi sappiamo ormai che il carico immediato è una procedura che si può rendere standardizzabile. Ci sono dei requisiti minimi di basi ossee, dei requisiti dei tessuti molli, dei requisiti di salute degli ex alveoli, dei alveoli delle zone dove abbiamo fatto bonifica, degli spessori e di qualità dell'osso che noi però riusciamo a visualizzare con il nostro software. È chiaro che nel momento in cui abbiamo assodato che la funzione del carico sugli impianti migliora, potenzia l'ossificazione sulla superficie delle fixture, noi otteniamo due grossi vantaggi. Una mini invasività dell'intervento con soddisfazione del paziente perché esce con delle protesi che non sono dei tentativi di riabilitare, di splintare gli impianti e solamente garantire la presenza di elementi dentari, ma abbiamo già un riscontro nella cornice del viso che sia esteticamente soddisfacente. Questa è la fase di provvisorizzazione, fase di temporalizzazione che consentirà con un carico controllato delle forze distribuite dalla protesi agli impianti di potenziare e migliorare e velocizzare l'ossificazione per implantare. Francesca, grazie. Allora, quindi nelle relazioni precedenti abbiamo un pochino sviscerato quello che è la parte diagnostica sia tradizionale che digitale e poi siamo entrati nel merito dei workflow digitale CAD/CAM e quindi del perché sono stati effettuati tanti studi anche a livello dentale proprio perché insomma l'adesione è migliorata, ci sono più materiali fresabili, quindi questo è stato un pochino il nostro principio. Vi ricordate che i nuovi approcci, all'interno dei nuovi approcci diagnostico-clinici, ritroviamo all'inizio sempre il digital planning 2D e 3D protesico, per forza. Quindi è nato prima l'uovo o la gallina, è più, come si può dire, più importante che il chirurgo visioni prima il progetto protesico o che visioni prima il tessuto osseo, le cose devono andare di pari passo, come vi ha appena detto il dottor Manacorda e come abbiamo già visto. Quindi fa sicuramente un progetto protesico bidimensionale che attraverso gli scanner intraorali da banco diventa integrabile all'interno di un CAD, quindi adesso all'interno del CAD va il volto del paziente, si fa una
così una previsualizzazione iniziale si invia al software di diagnostica chirurgica e a quel punto si ragiona. Quindi se c'è un progetto tesico che non ha senso, bisogna capirlo prima. Se il dottor Manacorda o il dottor Merlone hanno necessità di progettare o programmare e far visionare al professor Vinci un progetto chirurgico che però non andrà d'accordo con quello protesico o viceversa, è meglio avere un adattamento a priori e non a posteriori, dover adattare una protesi in bocca che diventa un disastro con fuori dappertutto, insomma quello che noi, io per prima non sono abituata a fare, adesso capiamo il motivo, perché la storia di ogni protesista è legata alla propria scuola. In questa scuola le cerature diagnostiche erano il must della partenza degli impianti anche 20 anni fa, quando io arrivai al San Raffaele. Per me non è cambiato granché, solo che adesso ci sono i chirurghi virtualizzati all'inizio che poi diventano realizzazioni successive. Quindi il protocollo di carico immediato, per chi ha ragionato bene la diagnostica, diventa più facile, perché sappiamo prima dove cadranno i fori degli impianti, quindi le emergenze, quindi la parte protesica successiva, ci saranno sempre degli adattamenti. Guardatevi bene da chi vi dice che la protesina sia vita senza ribasarla, perché non è vero. La fase di ribasatura è una fase protocollata molto bene, non c'è da avere l'ansia, non c'è da aver paura. Vi dico la verità, anch'io i primi carichi del Leonfor avevo l'ansia, che è normale, perché non avevo un protocollo integrato nel cervello. Adesso onestamente, non perché qua, che è un mio allievo, il dottor Chirico, ci mette lui per primo su un monoelemento un quarto d'ora. Ed è laureato da 6 mesi da noi. Cosa vuol dire? Che io ho passato un protocollo, Vinci ha passato un protocollo, Manacorda ha passato un protocollo. Quindi dobbiamo essere tutti bravi. Poi c'è l'allievo più capace, più in gamba, più svelto, più in grado di fare le cose, ma noi dobbiamo dare una protocollizzazione. Perfetto, Manacorda dice di sì, delle nostre lavorazioni. Quindi le innovazioni di prodotto, noi stiamo chiacchierando con delle persone che sono coinvolte da un'azienda serissima che ci sostiene, e l'obiettivo dell'azienda è aiutarci nelle innovazioni di prodotto. Noi, non dico settimanalmente, ma annualmente, rompiamo tutti le scatole a BioSafin per avere qualcosa di sempre più performante, sempre più integrabile all'interno dei nostri protocolli. I nostri protocolli si adattano all'azienda e viceversa. Questo è l'unico modo di lavorare. Quindi prima o poi avremo un bel computerino solo con dentro 2 software integrati con un marchio solo dove tutti si sono messi d'accordo e tutti si lavora per lo stesso obiettivo, che è la finalizzazione estetica implanto protesica. E il nostro scopo di relatori, comunque di insegnanti da questo punto di vista, è anche quello di cercare l'aiuto delle aziende per ottenere una metodica facile anche per voi e riproducibile. Tutto questo senza le giuste componentistiche implantari non si potrebbe avere. Quindi anche qui nasce prima l'uovo o la gallina, prima c'è l'innovazione o prima gliela chiede il clinico. Di solito queste cose vanno di pari passo. Riassunto dalla puntata precedente, il planning 2D si somma a una scansione, che sia da banco o intraorale, avete visto anche con gli esperti CIFLA tutte le variabili e le possibilità offerte dal mercato e dalla casa produttrice che insomma ci ospita oggi, per arrivare ad avere all'interno di un CAD di disegno il volto, i denti originali e il nuovo sorriso. Tutto questo potrà essere poi reclutato all'interno di un software di chirurgia guidata, laddove attraverso il matching di file DICOM corretti visualizzeremo il tessuto osseo, il progetto protesico ed il progetto implantare. È tutto così difficile? No. Quanti software servono? 3, di cui 2 protesici e 1 chirurgico. Questa è la realtà. Un bel computerino con dentro tutto e un po' di voglia di imparare questa sistematica. Noi per primi, sinceramente, ci dividiamo un pochino i lavori. Io sono fortunata perché ho il gruppo di chirurgia del professor Vinci
ci risolve un sacco di fastidi, ma altrettanti gliene risolviamo noi, se possiamo dire così. Morale, la nostra paziente che noi visualizziamo a sinistra con i dentini tutti brutti, sventagliati, in mezzo l'improntina ottica che ci fa vedere la situazione iniziale e reale del paziente. Nella fase 3 abbiamo la faccia, che vi assicuro, se c'è qualche odontotecnico in sala ci può dire la verità, normalmente la faccia non sta nel CAD, ci stanno i denti e basta. Quindi come li modello? Rispetto a che cosa? Quale piano? Rispetto ai disegnini con la matita e alla voce del dentista che gli ha detto metti qua, metti là, porti in avanti, porti indietro. Ma oggi non è più ragionevole ragionare in questo modo, perché ci sono degli strumenti più performanti e secondo me anche più chiari per il paziente stesso. Questa paziente io l'ho preparata bene al fatto che avrebbe avuto dei denti abbastanza grandi, perché per chiudere tutti quei diastemi che la malattia parodontale e lo sventagliamento hanno creato e che lei comunque in parte originariamente aveva, si sarebbe ritrovata con dei dentoni abbastanza grandi, non dico a sua insaputa, ma vederli appoggiati alla sua faccia è stato sicuramente di aiuto anche per ottenere una compliance differente del paziente stesso. Quindi, venendo ai nostri protocollini di carico immediato, il carico immediato in realtà è una procedura che ha delle caratteristiche. Il dottor Manacorda prima vi ha detto due o tre cose che in realtà sono frutto dello studio della bibliografia degli ultimi 40 anni. Ve le ha risolte in tre parole, ma sono reali. Ci sono delle condizioni ossee fino al, diciamo, al post-Branemar, che quindi post-studio dell'osseointegrazione, si diceva un tempo, fino al circa agli anni 90, che l'osseointegrazione era qualcosa che doveva avvenire in modo statico all'interno dell'osso e senza assolutamente nessun carico. Oggi tutte le bibliografie che ci sono dagli anni più o meno 2000 in poi, anche 96 in poi, ti dicono altre cose, quindi c'è stata un'evoluzione che in presenza di condizioni ideali, che adesso le svisceriamo, si può eseguire un carico immediato e questo anzi comporterà in presenza di osseo valido, di stabilità primaria dell'impianto, di un torque di inserimento che in teoria dovrebbe essere di 30 N, a volte vi diciamo la verità, sul multiplo ci spingiamo anche più in basso dei 30 N, che voglio dire la bibliografia ti dice tantissime belle cose, poi la clinica a volte te ne fa fare altre, ma che danno ragione sia alle pubblicazioni che all'esperienza, quindi ci vuole un po' di intelligenza. E Tutto quindi vi adeguato, dicevo, sì. in presenza di queste caratteristiche, quindi stabilità primaria, osso sufficiente ad accogliere il nostro impianto, torque di inserimento pari o se possibile superiore a 30 N, soprattutto sul singolo, a volte si può scendere di qualcosina sul multiplo, è possibile attuare delle procedure che permetteranno un quasi miglioramento della guarigione, sia ossea che inevitabilmente dei tessuti. Allora, quali sono i casi che ci possono capitare? Io scherzo col professor Vinci perché ogni tanto passando in corridoio mi chiede un carico immediato, ovviamente su pazienti che sono già stati organizzati e studiati dal punto di vista protesico, anche lui ormai si è abituato con serenità ad avere sempre dei provvisori con delle caratteristiche intelligenti che permettono il carico immediato sempre. Poi sta a lui dirmi lo facciamo o non lo facciamo, comunque lo programmiamo. Se ci saranno delle condizioni non ideali, non si farà, ma nella stragrande maggioranza dei casi, in presenza di possibilità, si fa ormai di default. Quindi i casi sono impianto singolo, TT, diciamo TI, tutto quello che riguarda, quindi KE, KT, tutti gli esagoni interni, e anche singolo TTX. Sinceramente, sui singoli noi prediligiamo gli esagoni interni. Sui settoriali possiamo avere diverse casistiche. Esagono interno senza inserimento di extreme abutment e dovremo porci delle domande. Settoriali dove inseriamo TTI o TTX, quindi un elemento assiale, un elemento tiltato.
sicuramente con extreme abutment relativo, quindi che sarà un EA o un EAX a seconda della componentistica implantare scelta. Abituiamoci, sono due tipi, interno e esterno. Ormai noi qui in clinica eravamo partiti ormai sempre TTX, poi per colpa o merito del dottor Malacorda siamo passati agli. Sinceramente, il momento del posizionamento dell'extreme abutment, che è tantissimo amato dai chirurghi, sugli esagoni interni è un pochino più semplice, però ti dà meno possibilità di errore, mettiamola così. Quindi dovremo a volte avere l'accortezza magari di correggere la posizione implantare perché la posizione dell'extreme abutment sono inferiori in termini numerici, fino ad arrivare all'olonforo o comunque diciamo, la riabilitazione completa dell'arco solo tanto con impianti. Vi ho messo anche un caso di, diciamo, di elementi intercalati per capire laddove è necessario fermarsi, quindi è voluto. Partiamo dal singolo. Vi dicevo, questo è un caso di, credo, 10-8 anni fa, adesso non ricordo bene la data. Cosa cambia? Cambia che Manacord, invece del computer, organizzava le dime vestibolo-palatali. Quindi non cambiava molto. Che cosa c'è prima della dima? C'è una bella ceratura diagnostica. Quindi anche qua decideva il protesista o decideva il chirurgo. All'inizio il protesista dava un'indicazione, che poi in questo caso queste dime erano dime di posizionamento, di indicazione volumetrica esterna. Quindi il chirurgo doveva andare a mano libera, ma perlomeno sapeva dove sarebbe cascata la fine del disegno dell'elemento dentario, che sembra sul singolo sia semplice, ma non è così. Il singolo a volte è più difficile del multiplo, soprattutto se in zona anteriore estetica. Quindi queste dime ti permettevano di stare all'interno di un gap, che è quello della volumetria del dente, con già concettualmente l'idea di eseguire un dentino avvitato. Questa è la prima regola, ossia nella nostra storia, che ormai il carico immediato qui non ricordo neanche più da quanto tempo si faccia, ma saranno 15 anni Sì. almeno. Quindi l'idea del cementato versus avvitato sul singolo ormai è stata sviscerata laddove si possa, a meno che la condizione dell'emergenza della vitina implantare non ci porti proprio fuori strada, ma a volte capita. 90 su 100 va avvitato per un insieme di ragioni. La prima è perché si garantisce comunque una modellazione dell'anatomia dentale decisamente migliore, perché noi abbiamo l'elemento in mano completo col moncone e quindi è molto più facile. La seconda è che è più facile controllare i micromovimenti che sono estremi nemici del carico immediato, perché non abbiamo una componente di cemento che può alterare la posizione o sfalsarla. In più non abbiamo cemento sottogengivale che possa anche in questo caso dare delle problematiche. Professor Vinci, buongiorno. Eccoci. Quindi il professor Vinci all'epoca, quindi qualche anno fa, si faceva andare bene una bella dima vestibolo palatale e lui, come vedete, a mano libera posizionava l'impianto il più palatale possibile con nel rispetto dell'anatomia del tessuto osseo e quindi noi posizionavamo in questo caso non era una cannula ma era già un abutment sabbiato volutamente, a volte lo facciamo sui casi un pochino più belli e più estetici e quindi il carico immediato veniva effettuato posizionando il nostro provvisorio molto bello e bloccato con la resina. Come vedete nella foto intermedia c'è un goccio di resina sul mucone, non è resina ma è cemento duale. Quindi questa è la prima discriminante, con che cosa si lavora? Con le resine diciamo, da impastare a freddo o a volte si utilizzano i cementi duali? Entrambe le cose. Io ormai sul singolo, come vi dicevo, abbiamo attivato un protocollo che è quello che prevede l'utilizzo di cementi resinosi duali che permettono la perfetta adesione tra metallo e resina e quindi ci vengono in aiuto. È sempre necessario l'isolamento con diga
è meglio, ma non è obbligatorio in questo caso, soprattutto su singolo, e soprattutto laddove noi abbiamo un provvisorio con un'estrema cura dei margini, che quindi vanno già a chiudere quasi perfettamente sul muncone. L'anatomia, come vi dicevo, e come in questo caso mi ha insegnato un chirurgo molto bravo, abbiamo una diapositiva, che è il professor Vinci, lui, la diapositiva aspettiamo, è lui, in realtà lui è stato il protesista che mi ha insegnato a disegnare i denti. No, a parte gli scherzi, noi ci divertiamo sempre a cercare di rubarci un po' il lavoro. Però a parte questo, il sostegno che l'anatomia del provvisorio, in questo caso con l'avvitato, è più possibile, mentre col cementato è molto più difficile, no, perché col cementato non riusciamo a dare questo tipo di disegno che voi riuscite a vedere nella slide intermedia. Quindi siamo all'anatomia, vedete che noi, allora lo scopo in questo caso del protesista è dare sostegno ai tessuti che in questo caso sono stati minimamente toccati dalla fase chirurgica, perché è stato un intervento post estrattivo a carico immediato. Di conseguenza io dovrò dare l'anatomia che era quella dell'elemento naturale, quindi con un'emergenza che è quella del laterale, non troppo rastremata, non troppo ridotta in termini di volume vestibolo palatale, perché altrimenti noi otterremo un collassamento del tessuto gengivale invece di un sostegno. Quindi il disegno dell'elemento dentale, vedete qui che c'è una cannula e il moncone che vedete è un moncone sabbiato, oggi in realtà si utilizzano le cannule da carico e si fa quasi prima, in questo caso avevamo utilizzato un moncone piccolo perché era un laterale e quindi ci siamo aiutati in questo caso con un moncone già preparato e quindi l'emergenza è stata su di lui disegnata. Quali sono i criteri per poter fare un carico immediato su un impianto singolo? Che cosa deve dare, in che cosa il protesista deve mettere in sicurezza questo intervento? Sicuramente l'assenza di carico in occlusione sul singolo non è possibile farlo. Inoltre, cosa più importante ancora, soprattutto nelle zone anteriori, l'assenza di carico in lateralità. Quando abbiamo avuto casini, sostanzialmente anche non nostri, ma visionati di altri operatori di altre situazioni, era perché l'occlusione, specialmente in lateralità, non era stata controllata. I micro movimenti sono nemici fondamentali del carico immediato della neoangiogenesi, quindi delle guarigioni sia ossee che tessutali, ma in questo caso chiaramente soprattutto ossee. L'impianto singolo, il carico immediato mai sotto i 25 e l'abbiamo newton. Detto infatti il professor Vinci giustamente mi ribadisce sotto i 25 newton, che singolo. Già per il singolo, sugli altri ci possiamo spingere qualcosina meno, fino a 20. In realtà le bibliografie iniziali degli anni 2000 ti dicevano sotto i 30 newton sicuramente non ti spingi, le bibliografie degli anni 2020 siamo scesi di newton. Quindi cosa vuol dire? Che le caratteristiche probabilmente che noi diamo e anche l'attenzione all'occlusione e alla solidarizzazione degli impianti sono state conoscenze che ci hanno sicuramente aiutato. Quindi l'assenza di movimento implantare e delle componenti protesiche che vanno tutte serrate nel modo corretto sono un fondamento per questo tipo di interventi e quindi il sostegno dei tessuti con la componente protesica è il fondamento della neoangiogenesi che partirà proprio dall'aiuto della stabilizzazione del coagulo, quindi fare un provvisorietto piccolo e rastremato nelle componenti vestibolo palatali non è d'aiuto al chirurgo, anzi, quindi non abbiate paura di fare delle emergenze che sono quelle dello smalto, voi prendete dei dentini, li tagliate in due, vi fate un bel quadretto, ve lo tenete lì davanti e sapete come sarà l'emergenza del molare, del premolare, del canino, del laterale, esattamente come i denti. Non dobbiamo farli più piccoli, dobbiamo farli uguali. Questo è lo stesso senso in ambito protesico per quanto riguarda le preparazioni a finire, che è esattamente uguale. Il sostegno del coagulo, quindi si riprendono gli stessi concetti, darà un aiuto alla nuova
disposizione dei tessuti, quindi i tessuti andranno o rimarranno lì dove noi li abbiamo disegnati con la nostra protesi. Questo è il risultato estetico che noi eseguivamo una decina di anni fa. Questa è una slide che io vi ho già mostrato, ve l'ho mostrata perché? Perché così ripassiamo. Quindi il nostro elemento singolo, per non perdere quei tessuti, io non so chi esegue ogni tanto questo tipo di procedura e se è chiara a tutti, spero di sì. Questo è semplicemente un metodo di rilievo dell'impronta con un transfer anatomizzato che noi ci facciamo a partire dal provvisorio, avendo a disposizione un analogo del putti, il provvisorio e della resina duale. Quindi riusciamo, avvitando l'analogo sul provvisorio, inserendolo all'interno di un pezzettino di putti, togliendo il provvisorio, iniettando della resina e avvitandoci sopra un transfert e polimerizzando. Quindi noi ricreiamo che cosa? L'emergenza. Se voi guardate l'emergenza, l'ultima foto di destra, quella è l'emergenza del carico immediato. Così capiamo che cosa vuol dire sostenere quei tessuti. È molto facile. Altrimenti prendiamo i denti e ci riguardiamo l'anatomia in sezione degli elementi che noi vogliamo andare a caricare, perché un premolare è più largo di un centrale, il canino è diverso, ha uno zenith completamente differente e noi dovremmo riprodurlo come si fa, con un po' di voglia, un pennello, del flow, della resina, e si modella come se fossimo degli odontotecnici. Noi, vi dicevo, oggi in realtà potremmo fare questo, all'epoca noi scansionavamo il modello, quindi lo scansionavamo per mantenere sia il tessuto, qui ci sono una serie di procedure che i laboratori già facevano, quindi noi all'epoca avevamo una scansione del modello, una lavorazione con scanner da banco e quindi una produzione CAD-CAM del nostro dentino, anche 10 anni fa, però scansionavamo il modello. Oggi l'alternativa qual è? È questa, così facciamo un ripasso. Quindi volutamente usiamo un WinScan, comunque uno scan abutment, che ha delle caratteristiche che si sono nel tempo modificate. Quindi vedete, qui abbiamo la nostra scansione e quindi la nostra scansione, che è già un file STL, può essere matchato all'interno della nostra procedura. Quindi all'epoca scansionavamo la ceratura, scansionavamo il modello e poi andavamo CAD. Oggi facciamo già il progetto 2D, il progetto 3D CAD e, se possibile, perché no, prendiamo una bella impronta ottica. Se no, prendiamo un'impronta tradizionale e ci manteniamo sulla scansione del modello. Però lo scopo dell'epoca moderna è quello di matchare tutti i dati in modo più facile. Ma la corda deve dire qualcosa? No, volevo soltanto dare un'indicazione a questa componente del tragitto transmucoso sovraimplantare. Cioè, questo che noi abbiamo visto nelle immagini di Francesca poc'anzi è l'applicazione del concetto di periointegrazione. Cioè, dato per scontato, incrociando le dita, che il 99-100% dei nostri impianti abbia un attecchimento osseo, cioè che la matrice osteoide in assenza di movimento evolva in tessuto osseo e non in tessuto fibroso sotto un carico controllato, e quindi la funzione stimola l'osteogenesi, ma la presenza del provvisorio col tragitto transmucoso idoneo modella quello che è il connettivo e la neoformazione dell'epitelio della zona crevicolare. Ora, se noi andiamo a fare un definitivo e ci perdiamo le informazioni della posizione, dell'emergenza, della volta e dell'attacco epiteliale che si era formato nel periodo di integrazione, abbiamo buttato via un lavoro importantissimo. Quella che è l'ampiezza biologica e che ha permesso la periointegrazione del nostro tragitto transmucoso sull'impianto non la dobbiamo perdere. Ecco, questa che avete visto fare in maniera analogica da Francesca con il cemento duale, oggi la si fa
grazie alla tecnologia digitale in laboratorio. Cioè noi possiamo modellare, chiedendoli a BioSafin, dei tragitti transmucosi individualizzati degli abutment per conservare quelle che sono le caratteristiche volumetriche del tragitto transmucoso dei nostri impianti. È chiaro quindi che la differenza che ci sarà fra un risultato estetico della componente parodontale di un elemento supportato da un tragitto corretto anatomico, morfologicamente e come tipo di superficie sarà diverso da quello che può essere il risultato attorno a un abutment non individuale. Ragazzi, mi lasciate fare anche a me un interventino in remoto? Volentieri. Ecco, è un aperitivo, diciamo che in termini tecnici è tiro la volata a Michele Nannelli sulle sue problematiche in tessuti molli. Allora, abbiamo visto e imparato che con i tessuti molli riusciamo a vicariare delle discrepanze verticali che diversamente una volta correggevamo con delle rigenerazioni dei tessuti duri. Quindi al momento attuale il punto debole qual è? Francesca è in grado di controllare e modellare i tessuti molli anche su delle dimensioni molto importanti, però purtroppo a oggi noi dobbiamo tenere sempre ben presente che nonostante ci sia la possibilità, dando supporto, di conformare e modellare i tessuti molli, sopra i 5 mm a oggi noi sappiamo che è molto più facile che si formino una flora batterica, soprattutto di anaerobi. E quindi a oggi il tragitto transmucoso, indipendentemente dalle problematiche legate alla gestione degli stessi tessuti, non dovrebbe superare il mezzo centimetro. Quei 5 mm sono la nostra soglia massima, oltre i quali corriamo il rischio di avere delle flogosi croniche legate a una proliferazione batterica. Scusa, prego, Francesco. Qualche anno fa i nostri laboratori erano già in modalità digitale e quindi nel momento in cui noi al nostro laboratorio fornivamo un'impronta corretta, loro già digitalizzavano e producevano in questo caso una cappetta in zirconia, comunque un manufatto avvitabile in bocca. Chiaramente la parte in zirconia viene cementata sul moncone, che oggi la casa produttrice fornisce appositamente per questo tipo di casi, quindi anche in questi casi ci sono state delle evoluzioni in termini di merceologiche, però per farvi capire che 10 anni fa il laboratorio era già perfettamente digitalizzato, però il nostro progetto protesico e implanto protesico era perfettamente svolto. Questa è la neangiogenesi di cui parlava chiaramente il dottor Manacorda e il professor Vinci. Il tragitto transmucoso resta nei canoni che ci siamo detti poc'anzi, però il sostegno, guardate il disegno, quel disegno lo crea l'elemento dentale, che sia provvisorio, che sia definitivo. Se voi svitate il vostro manufatto con un cementato, questo è veramente più difficile. Quindi il consiglio da protesista è di cercare di lavorare con il vostro chirurgo in modo integrato per cercare di far sì di avere mentalmente il progetto in entrambe le menti e cercare di avere questo tipo di posizionamento implantare per poi, perché è tornato indietro, col qua, e qui il definitivo, in modo tale da avere la memoria del nostro tessuto e il risultato estetico finale. Ovviamente questo era il controllo a posteriori della nostra ceratura e si utilizzavano degli spray per vedere se fisicamente le due forme fossero state simmetriche. Questo è un caso che abbiamo svolto col professor Vinci poco tempo fa. Una ragazza perde l'elemento 11 per trauma, quindi arriva da noi con un parzialino, un Maryland cementato. Questo è il disegno dell'anatomia. Fortunatamente non ha subito gravissime perdite ossee, quindi sarà sufficiente se, non so se il prof vuole descriverlo lui o proseguo, però questa immagine è interessante dal punto di vista protesico. Questo che cos'è? È una guida moderna. È un Maryland digitale, quindi vuol dire che c'è stato uno studio, c'è stata una ceratura CAD, è stato prodotto, perfetto, in PMMA
il nostro provvisorio, che è anche un Maryland, che è anche una guida chirurgica. E qua però tocca a lei. Sì, era solo, c'erano anche Francesca delle domande, una domanda che ci permetteva di andare avanti, se no ci fermavamo. Allora c'è un collega che vuole sapere, quindi in sostanza, come ci comportiamo con i torque di inserzione. Allora, ovviamente dobbiamo parlare dell'impianto singolo e degli impianti solidarizzabili. Quindi non ha importanza se siano 3, 5 o 6, ma impianti che possono giovarsi del consolidamento fra di loro, fatti con la CAB, con la saldatura intraorale o come ne avete voglia voi. La solidarizzazione fra impianti. L'impianto singolo che abbia meno di 25 newton, 30 newton non dovrebbe essere caricato. È chiaro che poi le capacità del singolo operatore, sia esso il chirurgo o il protesista, fanno la differenza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, per quanto ci riguarda, io a Francesca posso dire: Francesca, guarda che il centrale che ti sto mettendo, ed è quello che vedete rappresentato, l'ho posizionato a 25 newton, ma sono comunque a 13 mm di lunghezza. A quel punto Francesca agirà su quello che non sarà mai un carico e quindi lo svincolerà completamente, non solo dall'occlusione, ma starà molto attenta anche agli ingrombi trasversali e quindi ai movimenti della lingua. Cosa diversa è quando andiamo a fare dei carichi invece su degli impianti che non sono più singoli, dove se abbiamo tre impianti, come nella classica Long 4, che sono sopra i 30-35 newton e ce n'è uno che è a 19 o a 20, beh, solidarizzandolo si può giovare fra di loro. Io spero, Sergio, di averti risposto adeguatamente. Invece nella fattispecie di Francesca, ci tengo volentieri, lei mi chiama in causa, ma del resto quello che voi vedete è la nostra, lo sapete, è il motto nostro, di Gianni e di tutto il nostro gruppo. I casi che vi facciamo vedere non sono casi preparati, non li abbiamo in clinica, è da 20 anni che non abbiamo casi di congressi, ma abbiamo semplicemente casi della nostra routine. Allora, che cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo mai chiuderci la strada. Quindi che cosa vuol dire? Francesca vi ha fatto vedere questa perdita di questo centrale. Gestito come? Con un Maryland. Perché? Perché il Maryland può diventare una corona singola avvitata, può essere cementato, può diventare un apparecchietto mobile, una farfallina. Quindi vuol dire non chiuderci mai le mani. Poi l'altra cosa, prima di iniziare l'intervento, e Francesca volentieri mi ha chiamato in causa e molto volentieri le rispondo, e questo l'ha già ricordato, mi ricordo bene, Carlo, quando ha fatto la sua relazione, tutti, Alberto Merlone, tutto il nostro gruppo, ma so che lo condividiamo, e quindi noi dobbiamo sempre rubare. Per cui in un caso come questo, dove si è evidente una discrepanza in senso trasversale in corrispondenza del fornice vestibolare, il nostro approccio non è mai centro-cresta, ma proporzionalmente al difetto che ho dei tessuti, né duri né molli, proporzionalmente al difetto tissutale, io mi sposterò più palatalmente possibile e addirittura bisellerò, quindi la lama non entra mai a 90 gradi, ma con un angolo, a seconda che vi piaccia immaginarlo, più aperto o più chiuso, ma in sostanza andando a rubare della sottomucosa dal palato. In questo modo noi avremo tutti i nostri approcci nelle zone edentule possono diventare, gestendoli correttamente, delle specie di roll flap, riducendo al massimo il costo biologico. Adesso se andiamo avanti, voi vedete, è chiaro che nel momento in cui noi andiamo a liberare il flap, la cosa diventa più impegnativa, perché avendo bisellato all'interno e quindi avendo del tessuto connettivo, la gestione corretta di quel lembo deve essere molto attenta. Però è un lembo trapezoidale, è un lembo che ha un'amplissima base e quindi risponde a quelli che sono i dettami della chirurgia plastica, e cioè base doppio di altezza, e quindi vuol dire che noi potremo maneggiarlo assolutamente a piacimento. Essendo poi a spessore totale, voi avete addirittura, vedete che abbiamo noi la possibilità, andando, se serve in un secondo tempo, di andare palatalmente a rubare dell'altro tessuto e quindi fare un innesto di connettivo additivo sempre dalla stessa zona edentula, o se dovesse essercene maggiore potremmo andare nella regione tuberositaria. Il lembo viene spostato e a questo punto è chiaro che il lavoro non è mai da soli.
Voi vedete come la mascherina chirurgica che era stata predisposta da Francesca mi faccia già capire qual è il possibile nostro disegno. Se vi focalizzate sull'immagine di destra, voi vedete che dove c'è quel poco di sangue è il decubito creato dalla protesi che c'era in precedenza. Quindi vi immaginate quanto tessuti molli abbiamo traslato a costo biologico zero. Questi lembi devono essere sempre in eccesso, e adesso entra la Francesca, sono lembi che vengono gestiti in eccesso, perché sull'eccesso la Francesca sa gestirsi, sul difetto diventa un guaio e dobbiamo autorincorrerci. Francesca, a te. No, ci tenevo all'intervento del prof, perché ovviamente lui mi dà del tessuto, io devo rispettarlo. Quindi quello che vi dicevo prima, il nostro Maryland, perché io ho chiesto un Maryland al mio laboratorio, perché chiaramente ho bisogno di essere certa della posizione nel momento in cui io vado a effettuare una ribasatura. Quindi le alette che voi vedete di appoggio sui denti contigui, innanzitutto se qualcosa va storto, noi abbiamo comunque la possibilità di posizionare un dente fisso al paziente. Primo ragionamento. Secondo, in questo modo è più facile utilizzarlo. Al prof non serve mai, ma può tornare utile come guida anche per il posizionamento, non tanto dell'impianto, quanto di quanto palatale devo stare per poter fare un dente avvitato, perché questa è la domanda che normalmente il chirurgo dovrebbe farsi. Magari salteremo un caso. E questa è la fase di ribasatura che penso interessi a tutti. Quindi montiamo la cannula, vedete che la cannula emerge, se dobbiamo la rastremiamo un pochino, non importa. Mettiamo comunque la diga che vada a invaginarsi nelle zone di punto di contatto, perché se lì in mezzo a qualcosa siamo rovinati, e in questo caso io utilizzo una resina da iniezione. Quindi sempre un materiale duale, senza fare nomi di commercio, vedete che con una spatolina si tiene bloccato il Maryland, si inietta nella parte solo, su, diciamo, la parte esposta alla resina, poi si toglie, vedete a sinistra non è ancora completo, ma lo completo a posteriori o con la stessa resina duale oppure con del flow, come preferite, però è sempre meglio avere del composito, e quell'emergenza permetterà al lembo del professor Vinci di guarire, di mantenersi. Come vedete c'è una perfetto sostegno dei tessuti, e questo è il guadagno immediato in termini di vestibolarizzazione dei tessuti con il semplice lembo d'accesso. Vale sempre lo stesso discorso, quindi assenza di occlusione, mi chiedevate i torque di inserimento, chiaramente il protesista non può serrare più del chirurgo, quindi se l'impianto è posizionato a 30 newton andremo a 20-25 con le componenti protesiche, ci manterremo lì. Nel momento in cui c'è una limitazione di serramento, già posizionato? Sì, appena lascio lì, appena riesco vengo. Ok, quindi questa è la guarigione, vedete che c'è un creeping dei nostri tessuti quasi in eccesso, ma l'eccesso sinceramente aiuta sempre, e questo è il... In questi casi non è mai... Guarda, l'ho montato, lo sapevo che mi sgridava, infatti te l'ho detto per molto quello, bello. E questo insomma è il definitivo, e vedete che ce n'è quasi troppo di tessuto, onestamente, non ce n'è mai troppo, ma il creeping si è stabilizzato, adesso questo è, non ce l'avevi perché è montato un mese fa. Molto bene. E poi insomma, anche più di un mese fa ormai siamo chiusi dentro. Sul costo biologico di questo caso. Ok, questo infatti è onestamente ormai è un must del professor Vinci e della nostra scuola, di non avere costi biologici, cioè cosa è costato alla paziente questo tipo di intervento in one shot, non ha subito prelievi, non ha subito secondi interventi, non ha subito rientri, non ha subito niente. Lei onestamente viene da lontano, l'abbiamo vista una volta per l'impronta, la pianificazione fatta bene, due foto fatte bene, che ovviamente io non do al professor Vinci perché mi è antipatico, gliene ne do solo alla fine. E ormai la standardizzazione di questi casi, infatti ho messo apposta uno di 10 anni fa, uno di oggi, per farvi capire che gli approcci sono quelli, ormai si è ben consolidati. Io onestamente di problematiche di assenza di tessuto o siete un mago o non. Ripetibilità procedurale, scarsa morbilità,
ottimizzazione dei risultati in assenza, non poca, in assenza di morbilità, massima predicibilità, costo biologico zero, ridotto al lumicino. Ma il lembo palatale viene disepitelizzato? Allora, questa è una domanda. Era una domanda, scusate, che ho letto adesso qui, così almeno. Allora, dipende, è chiaro. No, è chiaro che questo lembo che non abbiamo ancora presentato, perché non l'abbiamo ancora presentato, comunque è lo stesso. Allora, è un figlio del roll flap, quindi è chiaro che se diventa un roll flap, la parte che io invagino deve essere disepitelializzata. Questo però raramente succede, perché il più delle volte la parte che viene riflessa all'interno diventa già l'epitelializzazione del tragitto trasmucoso. Quindi in sostanza noi a Francesca non consegniamo solo dei tessuti molli traslati, ma le diamo già nella faccia vestibolare un lembo che è già cheratinizzato anche al suo interno, perché si è raddoppiato per alcuni millimetri, mai oltre i 5. Se dovessi prevedere di raddoppiare a più di 5 mm, allora è chiaro che in quel caso devo disepitelializzare, se non succede quello che vi ho detto prima. Okay. Allora, questo invece è un altro caso che noi sinceramente, se non mi correggi, cerchiamo di non farlo quasi mai. Quindi un singolo TTX può capitare, vi ho messo Giorgia perché era giusto per riprendere la fase del disegno protesico, delle foto tecniche, ma adesso lo scorriamo come un film. Quindi lei viene per il 22 fratturato, questa è già la fase di provvisorizzazione, questo è un disegno che noi ci facciamo. Quindi al di là del motivo quindi iniziale, grazie prof. Quindi questo è il disegno di Giorgio, che non c'entra niente con l'impianto, però è stato un motivo in più per valutare un riallineamento dell'arcata, che ovviamente dovrebbe avvenire con una chirurgia ortognatica o una terapia ortodontica, la paziente non ha benché minimo interesse a farlo, vuole solo un miglioramento estetico della parte anteriore, che si fa a destra, primo quadrante, con una gengivectomia laser assistita, senza toccare gli elementi dentari, possiamo avere un creeping sicuramente negli anni, ma è molto molto ridotta. La nostra scuola di Parma col professor Vescovi ce ne ha dette molte sulla possibilità, e anche la nostra scuola, noi lavoriamo più in ambito protesico col laser, ma ormai laddove si possa fare resettiva, lo so che dovrebbe parlare un chirurgo, ma può farla anche il protesista, perché queste sono operatività da protesista estetico, certo, in area anteriore. Certo. Ormai in ambito estero è chiaro a tutti come con laser a diodo o il nano YAG di ultima generazione, con delle caratteristiche diverse, si possa fare emostasi e stabilizzare il nostro tessuto laddove ce ne sia in abbondanza. Quindi dove si può fare resettiva, questa è una resettiva con un diverso bisturi, chiamiamola così. Il paziente, anche in questo caso costo biologico zero, no punti, no dolore. Il problema è che economicamente non sai nemmeno cosa chiedere al paziente, perché lui non se ne accorge. Se ne accorge perché vedrà un risultato estetico migliore. Quindi le fasi chirurgiche, il più traumatiche possibili, il più rispettose possibile dei nostri tessuti. In questo caso viene scelto per questioni anche così di misure anatomiche, non ricordo. Sempre la mascherina in questo caso è palato vestibolare, quindi a seconda delle condizioni sceglievamo, che questo è un caso, ne ho messi un po' vecchi e un po' nuovi, e in questo caso questa mascherina viene addirittura legata alla fase provvisoria, perché per essere, era una vecchia guidata, questo è il preambolo della chirurgia guidata vera, noi la guidavamo sempre protesicamente, quindi questa veramente è un po' di storia, un po' di new entry. Questo è il posizionamento della diga, ma come vedete le regole di posizionamento palatale già qualche anno fa erano belle chiare. Io, la mia fortuna è stata quella di crescere qui dentro. Quindi questi abutment già preformati, perché sui casi, diciamo così, dimensionalmente piccoli, preferisco a volte avere già dei monconi pronti. E questa è la guarigione, non mi vogliono. Lo so, esatto. Beh, fanno bene, sono lungimiranti. Esatto. Il professor Vinci fa il disturbatore, ma io lo sento. E quindi il controllo, ecco un'altra cosa, il chirurgo a volte si scoccia a fare il controllo radiografico, non è vero, fatelo sempre, anche sul montaggio degli A è una rottura di scatole, per non dire altre cose, tanto ormai ci siamo rotti le scatole tutti,
il controllo della chiusura del serraggio, diciamo dell'adattamento della componente protesica, è fondamentale per la stabilità che noi andiamo a ricercare. Quindi lo facciamo sia sulla cannula che poi sulle fasi. Vuoi tornare indietro prima che il nostro amico Marco ci dica qualcosa? Rivisto oggi, sempre con tecnica flapless, avremmo fatto uno scollamento in regione vestibolare e sicuramente per l'ottimizzazione avremmo messo un innestino di connettivo. Ma la quindi, esatto, li vedremo magari domani tutte queste tecniche. Certo, però bisogna anche sapersi gestire. Tenete presente che qualora, ovviamente non l'ho detto, ma qualora fosse un impianto post-estrattivo, nell'impianto post-estrattivo non può essere fatto l'accesso palatale se non in rare eccezioni, quando abbiamo delle papille molto spesse, ma adesso non vale la pena addentrarci. E in questo caso è chiaro che allora, come diceva Marco, ma penso che ci ritorneremo sicuramente, questi casi possono essere oggigiorno ottimizzati con un piccolo prelievo connettivale, però la paziente, è vero, non l'aveva voluto, no. È vero, questa era proprio fobica sugli atti chirurgici. No, è già tanto, infatti la parte di gengivectomia gliel'ho fatta io, ma non me l'ha mai chiesta. Dopo, insomma, da quel lato era anche contenta, e poi guarda la guarigione, quella era la fase iniziale. Sì. Certo, perché è la protesi che poi guida la guarigione, guarda le papille interprossimali. E questo è il post gengivectomia, ricostruzione e gestione dei tessuti, insomma, direi che qua l'innesto, vedi che a fronte della maturazione non è servito. La paziente aveva ragione, la paziente. Quindi lei ha voluto, insomma, il più mini invasivo possibile. E vedete, in questo caso la dimetta tornava buona, anche per il rilievo delle impronte, quindi bloccavamo il transert alla posizione dentale, tutte piccoli accorgimenti protesici che però fanno la differenza. Anzi, addirittura in questo caso non era stata nemmeno, forse era rilevata solo l'impronta della parte mucosa. E quindi, insomma, il caso, guarda come si è modificata nel tempo. Bellissimo. Perché questa è una con la buccia d'arancia. Cioè, guardate l'aumento di tessuto, forse a distanza di qualche mese. Non è Photoshop, eh? No, non è Photoshop, giuro. E lì è il famoso tragitto di massimo 5 mm. Questo è il controllo 6 anni che tu non hai. È ovvio. Lo faccio apposta e così lo tengo aggiornato. Vedete che la paziente non è brava perché c'è placca proprio sull'impianto da ammazzare, però va bene, cercheremo di farla migliorare. E questa è lei raddrizzata in modo mini invasivo, ma lei era venuta per il suo dente. Lasciamelo dire, Francesca, quello che vediamo a medio-lungo termine sulle emergenze dei TT, siano X, C o I. E quindi c'è una stabilità tessutale dei tessuti, oltre che molli ma duri, pazzesca. Per cui, e mi rifaccio a quello che ci ha detto Luciano, il professor Malchiodi, a breve termine il K sembra pagare, poi a medio-lungo termine i TT hanno una stabilità che è incredibile. Quindi il TT deve essere sempre un pochettino affossato, perché tendenzialmente si tende a fare un'ampiezza biologica in minus. Ma dopodiché il TT hanno una stabilità di tessuti in emergenza che è pazzesca. E questo ormai lo vediamo ad anni e anni di distanza. Prego, Francesca. Vado. Allora, torniamo ai settoriali. Di domande non ce ne sono, no, per cui possiamo. Andiamo. Quindi, settoriali TT dritti senza EA. Questo, allora, se abbiamo il gruppo di chirurgia del professor Vinci che mette gli impianti con parallelometro anche in assenza di dime, siamo molto fortunati, altrimenti dovremmo avere l'unica accortezza che dovremmo avere la seguente. Quindi guardate, a sinistra vedete il disegno delle mucose, questo era forse non immediato, l'hanno ma riferito. L'hanno visto. E questo è uno split crest. Sì. Esatto, questa è la l'hanno fase. Visto. Però ve l'ho messo apposta perché l'unico problema in questo caso per poter avere le due condizioni, provvisori avvitati, emergenze corrette, no micromovimenti, non possiamo tenere gli esagoni. Oggi ci sono i monconi flat, chi non li avesse a disposizione in studio in quel momento li fa diventare flat. Chiappa un bel disco di metallo e leva o tutte e due gli esagoni, in questo caso sono stati tolti entrambi, oppure toglie finché, guardate la lastra in basso a destra, non c'è un accoppiamento perfetto delle componenti. Questo accoppiamento deve essere sempre verificato perché a Deutsch non ci vediamo. Là sotto è impossibile.
nel momento in cui noi andiamo ad avvitare, se è un carico differito non è un problema, questo era 3 mesi, sono split crest, voglio dire, possiamo serrare normalmente, altrimenti abbiate la cortezza. Sì, questo era veramente un paziente che non apriva in zona 7, bellissimo, in assenza di spazi occlusali, oltretutto è stato veramente bello. Quindi anche in questo caso l'azienda ci viene incontro con tutti i tipi di componentistica che possiamo avere, oggi con tutti i Monconi flat evitiamo anche di farci queste rotture di scatole, però voglio dire, non è un problema togliere degli esagoni. E anche in questo caso, a maggior ragione, assenza di movimento. Io salterei Maria Grazia, che non ha le fasi, questo vi mostriamo solo la panoramica, perché sennò andiamo troppo in ritardo. In questo caso, era quello che vi dicevo prima, che ve lo mostro perché a volte non facciamo carico immediato. In questo caso, essendo un intercalare, avevamo mantenuto il settimo che poi è stato tenuto, quindi si è scelto di non fare carico perché avevamo tutta la fase provvisoria contigua. Questo è uno dei casi dove si può evitare, data la situazione, di fare carico immediato. Eccolo qua, Maria Grazia. Questo ve l'avevo messo perché l'avete già visto, questo caso sulla pianificazione. Chi mi chiedeva perché usiamo il PEC? Questa è una prova in PEC, cioè un materiale fresabile che è il prodromo della zirconia, quindi la fase antecedente. Non fate, cioè, i due professore e dottore fanno i disturbatori, oltretutto fate anche i disturbatori, non va bene. Quindi Maria Grazia, finalizziamo con due arcate in zirconia perfettamente integrate, disegnate, però a volte i carichi immediati non si possono fare, ma il protesista serve anche a mantenere degli elementi dentari che poi magari verranno anche tolti, ma noi dobbiamo gestire il paziente sempre dentato e non sdentato per mesi, mesi, mesi oltranza. E lei, insomma, è una nostra paziente molto felice, partiva così, quindi 14, 15, 16 sono stati sacrificati per via di lesioni e fratture, e questa è la finalizzazione a distanza di neanche un anno. Proprio perché in fase chirurgica il professor Vinci fece 2 impianti post-estrattivi non a carico immediato. Anzi, secondo me il primo sì, subito e tappo, o forse nemmeno, non ricordo. Di appoggio, diciamo. Di appoggio vuol dire no carico sulla vite tappo, ma solo sostegno del tessuto con la vite tappo. Quindi la vite tappo non mastica, perché sennò i micromovimenti non ci aiutano. Però guarda, questi hanno, credo, 15 anni. Quelli non nostri, esatto. A suo tempo, giusto per farvi, ricordiamoci che ci sono anche gli short. Allora, TT dritto tiltato, quindi impianto assiale, impianto tiltato, TT o TTX, ormai anche il professor Vinci ogni tanto sceglie lì, perché sì, si può dire che si rompe meno le scatole. L'abbiamo detto, l'abbiamo detto. E quarto che mano a corda, io poi mi assento un minuto e torno. Arrivo giusto. Ecco, qui allora il problema è che la partenza del nostro progetto è una partenza protesica, cioè l'esigenza qual è? Portatrice di protesi rimovibile, 2 scheletrati, abbiamo 2 premolari da rimuovere, la paziente preferirebbe avere un lavoro fisso, la paziente non vuole più lo scheletrato e noi abbiamo da fare i conti con quei 2 seni mascellari. Impianti assiali praticamente impossibile nell'arcata di destra, a sinistra l'opzione è utilizzare gli short, ma qui è stato poi scelto di fare 2 carichi settoriali, destra e sinistra, su un impianto diritto al posto dei premolari, quindi posto estrattivo immediato, e un tiltato distale per avere un'emergenza nei settori posteriori e arrivare a un'occlusione perlomeno fino al primo molare. Per integrare, quindi rifacendoci al nostro titolo di oggi, l'integrazione del progetto protesico che vedete sulla vostra destra e l'integrazione del progetto implantare, si uniscono i 2 mondi, il mondo DAI come il mondo STL. Il concetto è semplice, i nostri programmi di diagnostica per immagini sono in grado di applicare all'immagine tridimensionale delle basi ossee dei layout degli impianti, cioè dei phantom, delle simulazioni degli impianti. Se chiedete a Bottoli, se una volta che gli avete mandato una CBCT, se può posizionarvi nel software delle fixture, potete scegliere qualsiasi impianto a nostra disposizione. Adesso sono stati caricati
anche i KE, cioè abbiamo anche nel nostro software la libreria degli impianti KE. In verde vedete la posizione dell'impianto, in arancione vedete la scelta dell'extreme abatement che è stato necessario per parallelizzare l'emergenza dei due impianti nella riabilitazione settoriale. È evidente che quando noi abbiamo posizionato gli impianti abbiamo il problema di doverli caricare. Quindi se noi facciamo questo lavoro con la progettazione sia della componente della posizione implantare che della protesi, abbiamo bisogno di pochi accessori a disposizione, perché abbiamo già scelto la tipologia dell'impianto, abbiamo già scelto gli abatment da utilizzare e poi non ci resta altro che montare le torrette protesiche e continuare con la porzione protesica del carico immediato. Questo è il risultato di un intervento che è durato probabilmente meno di 3 ore. La paziente è arrivata e ha tolto i premolari, ha fatto gli impianti assiali sui quarti, ha posizionato i due impianti a livello dei sesti. Il professor Vinci aveva una opzione, cioè ha visto il progetto implantare, ha visto il posizionamento delle fixture tiltate nell'osso basale del mascellare superiore anteriormente, quindi al seno mascellare, ma ha scelto di farlo brain guided, cioè ha scelto un'opzione a mano libera senza l'impiego di una dima chirurgica. Questo perché la visualizzazione tridimensionale delle basi ossee a disposizione permette all'operatore di avere già una guida per la distanza, per gli spazi da utilizzare e per le lunghezze degli impianti. Poi Francesca ha posizionato questi che sono i provvisori e questo è il risultato finale. Dove c'è il grosso vantaggio di questo tipo di riabilitazione? Che il paziente viene una volta sola, viene per fare il suo progettino, poi viene a fare la chirurgia e il carico e poi si limiterà solamente a fare i controlli dell'occlusione, cioè della non occlusione. Vedete come sono stati scaricati nell'immagine a sinistra, dove c'è un ampio spazio interocclusale per evitare dei carichi eccessivi sulla protesizzazione immediata. Una volta passato il periodo necessario per l'integrazione ossea, quindi mediamente sono 3 mesi, posizioniamo sugli abatment i transfert per rilevare l'impronta definitiva. L'impronta definitiva noi usiamo quasi sempre un materiale monocomponente con tecnica pick up non solidarizzata per costruire poi un modello master. Modello master lo vedete sulla vostra destra, al posto degli EA ci sono gli analoghi degli extreme abatment e dopo aver fatto un mock-up si passa alla realizzazione dei due ponti definitivi. I ponti definitivi sono avvitati, sono in zirconia ceramizzata, cioè la mesostruttura è in zirconia ad appoggio diretto sugli extreme abatment e poi ceramizzata per la componente estetica e funzionale dei nostri elementi. Quando vedete al centro la radiografia di controllo del lavoro finito, vedete come il rispetto degli spazi occlusali e della conformazione degli elementi dentari si riflette e combacia con quelle che erano le esigenze chirurgiche. Se noi avessimo fatto questo progetto senza aver avuto il layout degli elementi protesici, probabilmente la posizione degli elementi tiltati sarebbe stata differente. Questo è il risultato di poter visualizzare le necessità protesiche e poi di conseguenza le esigenze. Le esigenze chirurgiche. No, facciamo vedere uno non for così per la solidarizzazione, ma sono venuto troppo tardi. Anche in questo caso, mentre Francesca ci seleziona per brevità un caso a seguire, quello che diciamo sempre, morbilità
predicibilità, non operatore dipendente il più possibile, costo biologico vicino allo zero. Il costo biologico vicino allo zero vuol dire il massimo risultato nel minor tempo possibile, a minor morbilità possibile e anche a costo merceologico ridotto al minimo. Allora, facciamo quei due lì, esatto. Beh, allora Paolo, sicuramente. Prendo questo. Allora Paolo, sicuramente io non so la fattibilità degli impianti short. L'impianto short ha i problemi, sicuramente avremmo dovuto mettere un numero maggiore di impianti e soprattutto, no, ma poi se non ricordo male, al secondo quadrante di impianti short non potevano starci, quindi avremmo dovuto fare comunque almeno dei rialzi transcrestali e quindi andare a ridurre la nostra predicibilità. Non dimentichiamoci mai che questi pazienti vengono fatti a carico immediato perché hanno la possibilità di mettere impianti in osso basale. In osso basale possiamo fare dei carichi immediati, quando noi andiamo a rialzare il seno, fare delle espansioni crestali, degli split crest, il carico immediato non esiste. Per cui sicuramente a lungo termine probabilmente dei mini rialzi crestali con degli short ci avrebbe permesso di avere un risultato simile, ma non dimentichiamoci mai che questo paziente ha fatto un'estetica immediata, quindi la protesi mobile non l'ha utilizzata, ha ottenuto tutto il risultato in un lasso di tempo, comprese tutte le fasi protesiche, inferiore ai 5 mesi. E soprattutto sappiamo, perché ormai questi sono i dati a medio-lungo termine, l'impianto angolato ha una longevità e una stabilità di tessuti perimplantari maggiore dell'impianto assiale. E quindi sono casi assolutamente, sono delle alternative che stanno dimostrandosi estremamente attendibili, se non addirittura più attendibili. Allora, chiudiamo con le protesizzazioni dell'arcata completa numero ridotto di impianti, che siano Olon 4, Olon 6, ve ne abbiamo messe due volutamente con due caratteristiche differenti. Entrambi gli interventi sono stati svolti in chirurgia guidata. Esatto, questo paziente ha subito prima l'estrazione dei canini inclusi, quindi l'aveva portato ad essere portatore di protesi totale, quindi inizia in questo modo con perdita della dimensione verticale, di svariati chiaramente parametri, viene eseguita, lui è stato uno forse dei primi casi di VIP tecniche che abbiamo eseguito in collaborazione fra tutte le nostre equip, e come vedete nel nostro CAD abbiamo il paziente, il volto, la progettazione protesica, le uscite o emergenze implantari, già collegate o comunque avendo già calcolato il posizionamento degli extreme abutment. Perché in questi casi di full arch, correggimi prof se sbaglio, comunque la componente di extreme abutment viene posizionata e più utile sicuramente avere la possibilità di avere dei coni in fase di caricatura, di caricamento, scusate, che avere l'annullamento degli esagoni. Comunque ti dà la possibilità di appoggiarti su una parte meccanica stabile, già ancorata all'impianto, che non si modificherà mai e che aiuterà nelle fasi di sostegno dei tessuti. Bisogna avere l'accortezza di posizionarla se il protesista è lì, ma ormai, voglio dire, sappiamo perfettamente come dobbiamo fare, però in quella fase l'aiuto del protesista può essere importante, poi a volte non c'è mai, si montano, no. Ma non importa. Esatto, cerchiamo di. Allora, che cosa cambia? Perché vi ho messo questi due casi? Perché dal punto di vista protesico ci sono degli errori e delle cose positive. Essendo una chirurgia guidata, il dottor Manacorda aveva progettato già l'angolazione e il posizionamento chiaramente degli EA, perché questi sono TTI, e addirittura già l'accorciamento e l'adattamento delle cannule. A volte lo facciamo, sinceramente io preferisco non farlo, cioè preferisco avere la possibilità di avere le cannule da gestire, sì, complete, da gestire in fase di carico. In più la protesi era chiaramente realizzata con metodica CAD-CAM, fresata da disco, all'epoca bianco, infatti la vedete che è già colorata, ma non aveva il palato, da qui non si evince bene
ed è un errore da non fare mai. Ah no, si evince qui nella fase iniziale. Perché? Perché se qualcosa va storto, un EA lo dobbiamo posizionare appena appena in modo diverso, l'emergenza e l'inclinazione delle cannule potrebbero essere anche di poco diverse, ma voi potreste non avere stoffa per poter effettuare la ribasatura. Quindi vi serve solidità e un punto di appoggio che non viene modificato, che è in questo caso il palato. Esatto, l'appoggio palatina. Addirittura oggi si lasciano i tube perché sa mai che viene in mente qualcheduno di utilizzare una VTV, che a volte capita, ma mi fregano più, e quindi meglio un pezzo in più che un pezzo in meno. So che queste direttive protesiche fondamentali, vedete che qui le cannuline erano già state ridotte, quindi era un caso ideale. Quindi chirurgia guidata, tutto organizzato perfettamente prima, ma nella riabilitazione a carico immediato è meglio avere componenti in più. A volte si utilizzano gli adriti, a volte tiltati, insomma non ci dilunghiamo. Qual è la differenza? Perché vi ho messo questa foto? Perché scegliemmo per questo caso di utilizzare anche in questo caso il duale. Io cerco di non farlo mai perché qui la solidità della, diciamo, della struttura era data dal fresaggio. Vedete che poi palatalmente bello rinforzati, i PMMA fresati sono molto duri, più di un prelimatura o comunque di una totale realizzata con metodica tradizionale. In questo caso c'è solo la resina però di rinforzo. Noi, almeno io, utilizzo una resinatura a freddo fatta nel miglior modo possibile, ma non ci sono strumenti di rinforzo. Si può aggiungere un filo di rinforzo palatale dopo la ribasatura. Quindi in questo caso resiniamo Corelli X. Ad oggi io, come consiglio protesico, è di fare una ribasatura a freddo tradizionale. Però qui avevamo veramente poco spazio e quindi, visto che la progettazione era stata fatta in modo egregio dal dottor Manacorda, e quindi questa è la finalizzazione del caso in fase provvisoria. No, faccio una domanda perché Marco Finotti la stava facendo, poi si è morso le mani di non farla. I due impianti mesiali sono abbastanza distali, perché sicuramente ricorderete, ma penso che ci sia la radiografia qua, c'erano due canini e voi ben sapete che l'osso, e di questo ce lo dobbiamo sempre tenere a memoria e ricordare molto bene. Non chiedetemi perché probabilmente è solo spiegabile con la funzione che viene a mancare, ma l'osso che si riforma nelle zone dove noi abbiamo rimosso degli elementi disodontiasici è sempre un osso di scarsissima qualità, sia dal punto di vista meccanico ma anche biologico. Quindi i fallimenti implantari ci sono nelle sedi appunto dove andiamo a fare impianti dove abbiamo tolto degli elementi di disodontiasi. Quindi abbiamo preferito nella fase di progettazione insieme a Michele e Francesca di restare più distali. Vedete che addirittura l'impianto, diciamo in posizione 13, è distoverso, proprio per cercare di stare fuori dalle zone dove c'erano i canini inclusi, perché questo avrebbe ridotto la nostra predicibilità. Ok, e anche in questo caso vedete io ho cambiato le regole, quindi avremo un carico diretto ridotto e anteriorizzato, anche se anche questo non l'abbiamo scritto, però nella realtà, nella nostra esperienza, il carico viene dato fino all'ultimo impianto, si può dire? Sì, diciamo. Fra di noi lo diciamo. Esatto, quindi la realtà è che la Cattoni, in assenza di non rispetto della regola fino alla fine, ma è come la storia del carico immediato. 10 anni fa non si poteva, adesso va bene farlo, è uguale. Io, la nostra esperienza vede una maggior stabilizzazione su un numero molto grande di casi clinici, però onestamente questa cosa non so nemmeno se è pubblicata, ti devo dire la verità, ma io ormai vado ad eseguire un'occlusione fin dove mi danno gli impianti. Arriviamo al settimo. C'era un caso che ha fatto vedere il dottor Merlone settimana scorsa che abbiamo eseguito insieme nella struttura di San Donato, quindi anche lì tra un caso e l'altro dove lui ha distalizzato, era un Olon 6 con distalizzazione importante dell'ultimo che arrivava quasi oltre il sesto e l'abbiamo caricato fino alla fine. Quindi l'importante è che sia un carico puntiforme, ridotto in senso trasverso, anteriorizzato se non abbiamo come da letteratura,
con guida canina sicuramente, ma io laddove ho un impianto emergenza 5 arrivo fino al 5. Il vietato mettere l'occlusione oltre l'ultimo impianto dell'arcapa, vietatissimo, e ridurlo anche dopo. La cosa importante è svincolare bene, per se voi lasciate una lateralità o una protrusiva su un sesto perché vi siete scordati, siete morti, finiti. Qui gioca la solidarizzazione. Se resiniamo male, siamo morti uguale. Quindi avere dei buchi nella resina, la paura di resinare, non va bene. La resinatura è un protocollo, si fa con isolamento, con diga, e basta, poi qui non tediamoci, però come vedete il layout protesico ci insegue definitivo. Fino alla fine, definitivi in zirconia, su basi con orificazione, quindi queste erano state galvanizzate, credo, sono, i manconi. Sono cilindri galvanizzati. Lo faccio vedere questo caso questo qua, questo aspetta. Fa le chiama Broggi. Monoblocco in zirconio, ceramizzato. Alza la voce, Michele. Monoblocco in zirconia. Ceramizzato per la componente estetica delle parti molli e degli elementi dentari. Vedete che la porzione dei cilindri protesici di connessione avvitata è stata galvanizzata prima dell'avvitamento. Questo è il risultato che noi chiamiamo VIP, cioè un risultato di cooperazione chirurgico-protesica. E vorrei anche ringraziare Antonio Lazzetera, che è l'artista che ha potuto poi farci vedere un risultato di questo livello. Sono tecnici che hanno imparato a ceramizzare le componenti rosa e che con le nostre fotografie hanno cominciato a simulare quelle che sono le anatomie dei frenuli, delle pigmentazioni, delle zone interprossimali delle mucose per dare un aspetto veramente naturale a quelle che sono le nostre riabilitazioni. Il paziente che era arrivato con una dimensione verticale abbassata, di astiemi enormi, è tornato con un rapporto dentale corretto, con un'estetica invidiabile e soprattutto con la predicibilità della durata di questo lavoro, perché la componente implantare pulita e mantenuta grazie agli spazi per la detersione degli spazi interprossimali gli permette una volta all'anno lo smontaggio presso l'igienista professionale e quindi poi ulteriore controllo da parte del chirurgo, ma direi che sono casi di grande soddisfazione da parte del... Grazie Paolo. Io così, intanto per cominciare a fare un pochettino di provocazione, Francesca, mi fai rivedere la relazione e andiamo sulle domande, per favore. Se allora, ce ne sono. Allora a titolo di provocazione, vorrei, senza che Gianni e l'azienda me ne voglia, sicuramente ritorno su quello che ci ha detto Francesca all'inizio della relazione, sicuramente la nostra tendenza spronati dall'amico Marco Finotti è quello di spostarci sempre di più alla connessione interna, quindi il TTX è un grandissimo impianto soprattutto quando abbiamo dei disparallelismi pesanti da utilizzare, però nell'ottimizzazione dei risultati e nell'ottimizzazione delle procedure è chiaro che quando è appena possibile la connessione interna ci dà quella facilità e predicibilità procedurale sia in fase di provisionalizzazione che in fase di protesizzazione definitiva, che con l'esagono esterno sicuramente è più difficilmente raggiungibile. E poi lo posso dire senza problemi, anche nelle mani del chirurgo l'esagono interno è molto più compiacente, quindi diventa molto più facile la gestione e il posizionamento degli abutment. Un'altra cosa, sempre in attesa che qualcuno abbia domande, se ce ne sono, è che voi vedete, la settimana scorsa l'abbiamo ampiamente, mi sembra che l'abbiamo ovviamente dimostrato, come il digitale si affacci sempre più spesso. Non solo nel fare quello che poi auspichiamo tutti, e cioè di utilizzare delle tecniche flapless, ma nella fase di progettazione. Progettazione che non vuol dire solamente eseguire, cioè sapere com'è l'intervento, ma studiarci ogni fase. Quindi partiamo
valutando quali quantitativamente i segmenti ossei, per poi andare a posizionare i nostri impianti. E voi capite che agire non distinto, ma avere la possibilità di correggere sia in senso frontale che sagittale le angolazioni degli impianti, vuol dire poi nella fase successiva, e quindi quando siamo sul tavolo chirurgico, a sapere già più o meno come sarà la storia. Fatte questi primi due step, arriva Francesca, arriva il protesista, il quale dice la sua, ed è ovvio che solo da un compromesso fra quelle che sono le istanze e le risultanze radiologiche, quelle che sono le aspettative e le istanze chirurgiche e quelle che sono aspettative e istanze protesiche, ne scaturisce un progetto e poi una esecuzione veramente ampiamente predicibile. In tutte queste fasi noi dobbiamo essere assecondati dal punto di vista merceologico, e quindi quello che in queste tre settimane che Gianni con così tanta verve ha voluto e che ci siamo ripetuti, vengono a galla tutte quelle esigenze che noi abbiamo descritto, che sono quelle di avere la possibilità di sottopreparare le sedi implantare proporzionalmente alla qualità ossea, la possibilità di dare al protesista sempre non solo delle emergenze congrue, ma con una stabilità primaria che a oggi, ancora oggi, è la condizione sine qua non per fare delle provvisionalizzazioni immediate. Tenete presente che il gruppo che vedete qua davanti è il gruppo San Raffaele, siamo a San Raffaele, quindi l'esperienza è questa, ma nella gestione del quotidiano ormai il carico, la provvisionalizzazione estetica immediata è diventata preponderante, quindi i pazienti che se ne escono, non parlo di guarigioni sommerse, ma addirittura di impianti non caricati, ce ne sono sempre meno. Gianni, se non hai altro da aggiungere, io ci aggiornerei a oggi pomeriggio con l'amico Michele.